fregato di più del vostro personaggio. E poi volevo chiedere a due sex symbol come Luca e Alessandro, per voi che è la donna della vostra vita. Grazie. Io la donna della mia vita ce l'ho, l'ho trovata, la sono presa, sposata, quindi così che devo fare. E divertente e interessante il fatto che il personaggio di Leonardo ha un grosso cambiamento, quindi quando gli viene proposto un personaggio che dall'inizio del film alla fine ha una trasformazione, è sicuramente più interessante che se così non fosse, quindi è diventato elemento in più per divertirsi. La trasformazione stessa anche con Luca è stato un punto critico, nel senso un punto d'attenzione particolare, perché era difficile pensare a un cambiamento così profondo e così radicale, una partenza così da nerd, renderlo credibile da Bill Lover. E ci abbiamo perso parecchio tempo parlandone, ovviamente, e cercare di capire come renderlo credibile. Per me è una cosa interessantissima il copione, proprio è un copione secondo me simile, che si può paragonare a un copione totale, no? Era tutto basato sulle relazioni, e questo per me è una cosa interessante, perché ci doveva essere per forza un lavoro con i colleghi di fidarsi comunque ai colleghi. Questa per me è una cosa più stimolante, di tutte. Poi ce ne sono tante, credo che il comune denominatore di personaggi e che si raccontano bugie, no? Lo dicono a se stessi, lo dicono in qualche modo alta voce, secondo me ci deve anche lo spettatore fino a un certo punto, ci deve il personaggio, lo spettatore, finché poi arriva qualcosa, nel mio caso è il fatto che Ludovico nasce veramente, che ti fa cambiare, cioè il chirurgo è all'interno di questo film, che per me è un po' una favola moderna, e per me il chirurgo a un certo punto diventa il saggio di questa favola, che dice non bisogna svegliarsi e guardarsi allo specchio e non riconoscersi, no? Che è quello che succede un po' a tutti i personaggi, ma fortunatamente si può, cioè non è chirurgia, quindi è reversibile, insomma, ci sono tutti i personaggi subiscono dei cambiamenti perché la natura viene fuori. E poi finisco, un'altra cosa interessante, la prima volta che l'ho letto ho pensato che era un testo molto, molto femminile, nel senso che mi sembrava che la cosa più prepotente era la caparbietà delle donne, no? Perché in fondo il centro del film è questa famiglia matriarcale, dove comunque il personaggio di Alba, sembra che decide i destini dei figli, degli amanti, un po' di tutti. Poi leggendo il copione, lavorandoci anche con loro e tutto, non lo so, mi è sembrato che in realtà venisse fuori la fragilità anche delle donne, in questo caso di Sara, di Alba, perché non lo so, hanno la necessità di controllare tutto in qualche modo, no? Tengono tutto sotto controllo perché non riescono a lasciarsi andare i sentimenti, hanno paura di soffrire per amore, di amare, di essere felici, di essere veri. Quindi questo per me era prezioso.